Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ciao ragazze, bentornate in un mio video, io sono Carolina Chiari e benvenute in questo video super natalizio e super richiesto da voi. Infatti, in occasione del Natale, ho deciso di fare un video tutto dedicato al Natale. Make-up realizzato da me, questo qui, vi farò vedere come l'ho realizzato, e il mio outfit natalizio. Oltre a questo make-up e questo outfit natalizio, vi farò vedere altre idee sulle foto che vi farò vedere qui, con tanti altri make-up e tante altre idee outfit per questo Natale 2017. Questa tipologia di video l'ho fatta anche l'anno scorso, infatti in descrizione trovate il link all'altro video. Molto interessante, molto utile, l'avevo fatto molto bene, vi dico la verità, c'erano delle belle, belle idee. Io non vedo letteralmente l'ora che sia Natale, stare tutto il giorno con la mia famiglia. Se siete anche voi emozionate per questo Natale, lasciate un mi piace a questo video. E via! Spero che questo make-up molto semplice vi sia piaciuto, fatemi sapere cosa ne pensate, ci tengo. E adesso vi faccio vedere altre idee make-up che ho trovato su Pinterest, WeHeartIt, insomma tutti quei siti lì che a me piacciono tantissimo. E iniziamo col make-up numero 1, il make-up glitterato per Natale. Vi lascio queste due foto, guardate che belli questi make-up. Natale uguale, rossetto rosso. E questi occhi bellissimi con questi glitter. Se ci si trucca così a Natale si fa un figurone. Non è neanche molto pesante, è sicuramente più leggero di uno smokey eye, secondo me. Bellissimo. Idea numero 2. Un tocco di verde nel tuo make-up. Infatti, come in questo trucco fantastico, questo piccolo tocco di verde leggerissimo sotto l'occhio è veramente d'effetto e secondo me è un trucco perfetto appunto per il Natale. Super super carino e secondo me non tanto difficile da realizzare. Terza idea make-up, simile a quella che vi ho fatto vedere in un vlogmas, è l'eyeliner glitterato oro. Bellissima, in questa foto veramente si capisce quello che io volevo far capire nell'altro video che vi lascio in descrizione se vi va di guardare come ho realizzato io questo make-up. A me piace tantissimo ed è super super facile da realizzare. Per le più audaci e per le più esperte nel make-up, questo make-up qui. Bellissimo smokey eye sul nero, però con questo tocco di borgogna nell'occhio, un effetto bellissimo e un effetto anche molto natalizio perché appunto c'è un tocco di rosso che richiama al Natale. Ora ragazze, passiamo alla mia idea outfit per questo Natale 2017, spero vi piaccia, ecco qui.
Insomma, io vi ho mostrato questa qui che è molto classica, facile da fare, e io avevo questo maglione che è veramente super comodo, super caldo e super super natalizio, quindi mi è sembrato perfetto da farvelo vedere in questo video. È fantastico, cioè guardate! Per quelle di voi che invece vogliono vedere altre idee di outfit per questo Natale, procediamo col video. Numero 1, gonna paiettata. Come in questa foto qui, vedete questa ragazza indossa una gonna paiettata molto carina, questa è sul tono del blu, e quello che mi piace di questo outfit è che lo rende molto anche casalingo, anche per una festa appunto tra parenti, un Natale in famiglia, è il fatto che lei ci ha abbinato un maglione caldo, comodo, grande, oversize, con una gonna in paillette fa veramente un effetto carinissimo. L'idea numero 2 è l'idea che indosso in questo momento, ovvero maglione rosso. Come vedete in queste foto, questi sono due tipi di maglioni rossi. Il primo molto semplice, con indosso una camicia al di sotto del maglione, carinissimo, semplicissimo. Invece il secondo outfit, il maglione è un po' più particolare, infatti ha un intreccio sulla schiena. Io vi consiglio più il secondo perché è ancora più particolare e giusto per l'occasione, per cambiare un po' dal solito maglione. Terza idea che vi do per questo Natale sono gli high knee boots, ovvero quegli stivali come in questa foto che arrivano sopra il ginocchio. Sono di tendenza quest'anno e lo erano anche negli altri anni, e in più sono bellissimi come in questo caso con un paio di collant e un vestito, sia rosso che fa più Natale, io ve lo consiglio rosso, o anche nero, comunque di qualsiasi colore voi vogliate. Quarta idea di outfit è utilizzare una gonna o una salopette in velluto a coste. Vi consiglio di andare sul colore bordeaux, che come vedete in queste foto è veramente fantastico, super natalizio, con delle calze, un maglione o qualsiasi cosa voi preferiate, una camicia bianca, vedete voi. Questo capo d'abbigliamento, ovvero la gonna o la salopette, renderanno il vostro outfit unico e di super tendenza. Quinta e ultima idea è creare un outfit molto semplice ma accompagnato da degli stivali oro. Una idea è uno stivale a calzetto glitterato e l'altra idea è uno stivale classico però con questo colore oro molto molto adatto alle feste. Il video è finito qui, io spero che tutte queste idee di make-up, di outfit vi siano servite, spero di avervi dato la giusta ispirazione per questo Natale 2017. In più, se conoscete persone che si lamentano giorno dopo giorno pensando a cosa indossare a Natale e non sanno veramente cosa mettersi, condividete questo video con loro. È semplicissimo, vi basterà cliccare il pulsante condividi e scegliere il vostro social preferito, inviatelo tramite Facebook, taggate le vostre amiche su Instagram, inviatelo tramite Messenger direttamente alla persona che vi sta dando fastidio ripetendovi ogni giorno non so cosa mettermi a Natale, e diamo una mano un po' a tutti. Prima di concludere il video voglio proporvi una cosa, ovvero se questo video arriva a 100 mi piace realizzerò subito e pubblicherò subito dopo il video Make Your Outfit, in cui voi siete le protagoniste, ovvero mi inviate su Instagram Direct, questo è il mio Instagram, seguitemi se non mi seguite, mi potrete inviare tramite Instagram il vostro abbigliamento, magari fate la foto a una camicia, un pantalone, un paio di scarpe, qualsiasi cosa che non riuscite ad abbinare, io vi aiuterò ad abbinarlo e ne parleremo insieme in un video. Infatti farò vedere il vostro screen, la vostra foto e vi consiglierò in diretta in un video come questo. Spero veramente che questo video vi sia piaciuto, mi sono impegnata tanto nel farlo. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale per non perdervi tutte le uscite dei miei video e di attivare la campanella per ricevere le notifiche e vedere tutti i miei video subito e non perdervene neanche uno. Vi renderà infatti tutto più semplice. Io vi saluto per oggi e vi mando un bacione. Al prossimo video! Mm.